Cari amici di Telegarda, appassionati di dialetto, ben ritrovati. Naturalmente il solito saluto, con la speranza di trovarvi sempre in buona salute, interessati al dialetto, sempre pronti con quaderno, penna. Vedete che oggi mi trovate con questa parola, falopa. Perché questa parola? Perché l'altro giorno, parlando con l'amico Olivio Parisi, che voi conoscete perché l'abbiamo avuto più, più, in più puntate ospite, mi ha fatto presente che un suo amico aveva seguito una mia trasmissione, quella trasmissione in cui abbiamo parlato della bacchicoltura, dell'allevamento dei bacchi da seta. E avevo presentato il classico vocabolarietto legato alla bacchicoltura, però avevo tralasciato, a suo parere, una parola che ha a che fare con la bacchicoltura. E quindi mi scuso perché l'ho dimenticata, ed è falopa. Cos'è il, cos il falopa? Falopa è quel bozzolo, quella galetta che purtroppo non è riuscita, quel bozzolo, è riuscito a completare il ciclo per cui marcisse e quindi emana anche un brutto odore. Quindi falopa, quindi un qualche cosa che non è riuscito a completare un ciclo da cui falopa, affibbiato questo termine alle persone, si dice, si dice sei un falopa, te sei un falopa, nel senso che non sei, sei un incapace, un buono a nulla, uno che non riesce a portare a compimento niente. Quindi questo falopa quindi è un termine che mi premeva ricordare perché l'ho tralasciato parlando della bacchicoltura. Un'altra cosa è, è, che mi capita, ho visto in qualche puntata, spesso siccome parlo di accenti aperti, accenti chiusi, e mi capita, non so come dire adesso, falopa, vedete? L'accento fonico aperto sulla E. Voi dite: ma come? È sulla O. Ecco, mi può capitare questo, no? A volte nella foga del discorso eh, mi capita di dire una O, magari è una E. A volte dico un accento chiuso, magari era aperto, ma so che ormai voi siete espertissimi: sapete distinguere l'accento aperto, hm, che è questo qui, dall'accento chiuso, che è questo qui. E quindi mi perdonerete, comunque fa sempre testo quello che vedete scritto. Ecco, parlando di accenti, eh, devo un attimo ritornare perché vedete che oggi vi dico subito che la puntata è didattica, non ho nessun ospite, mi dispiace, so che qualcuno aspetta gli ospiti, qualcuno mi ha detto che vi piace questa varietà di ospiti, ospiti per lo più gradevoli, oggi però l'impostazione didattica e scolastica. Ritorno a parlare di accenti e vi faccio notare l'importanza dell'accento quello che è tonico, cioè l'accento della voce. No? Ero partito, vi ricordate, nella prima puntata, anzi vi dico che ormai ho superato, abbiamo, anzi io e Fabio Galas, abbiamo superato le 100 puntate, siamo probabilmente alla 103, 104. Quindi abbiamo superato le 100 puntate. Ecco. Io mi ricordo che nella prima puntata ho iniziato proprio a parlare dell'accento tonico e parlavo di le cornia o le cornia. Vi ricordate? Si dice le cornia, quindi con l'accento tonico sulla I. Edile o edile? Anche se tutti dicono edile, ma si dice edile. Salubre o salubre? Salubre con l'accento tonico sulla U, non sulla A. Quindi l'importanza dell'accento tonico che è altrettanto importante, non solo in italiano come con le e edile salubre, ma anche per il dialetto. E vi ricordo per esempio quello che succede, qui vedete e metto un bel punto esclamativo. Ecco, spero che vediate. Aiuteme! Vedete l'accento tonico è sulla U, quindi aiuteme, sta per aiutami, quindi aiuta tu me. Ma se io faccio, attenzione, sorpresa, aiuteme, vedete che l'accento tonico questa volta cade sulla E, è diventato un accento fonico chiuso, aiuteme, non aiuteme. Aiuteme, in questo caso vuol dire aiutatemi voi, aiutatemi voi. Quindi mi raccomando, vedete, in questo caso, in dialetto, cambiando il posto dell'accento tonico, cambia il significato della parola. Quindi qui è seconda persona singolare, aiutami tu, qui aiute, aiut, aiuteme, aiutatemi voi, è seconda persona plurale del verbo. Quindi per ribadire l'importanza dell'accento in questo caso tonico. L'accento tonico, eh, ritorno ancora a ribadirlo, è molto importante quando per esempio si parla dei toponimi. E qui devo fare un rimprovero a qualche speaker eh, di qualche televisione che parlando della località Caneve, Vedete, caneve, l'accento è sulla A, invece pronunciano tutti caneve. Non parliamo poi del presidente, mi pare che della comunità di valle, Malfair, con l'accento, vedete, tonico sulla E, e molti lo leggono Malfair. Devo fare un appunto anche qui a una, una lettrice del Tg di Telegarda che spesso dice Malfair, mentre è Malfair. Quindi, caneve. Un altro, proprio l'altra sera, a TG3, stavano parlando di una fiera giù a Riva, in località, sapete cosa ha detto? Baltera, mentre è Baltera. Quindi sulla A. Perché viene spontaneo Caneve, Baltera? Perché la maggior parte delle parole italiane, adesso scusate ma vado un po'... Fuori, ma mi piace comunque essere sempre chiaro: la maggior parte delle parole italiane hanno l'accento sulla penultima sillaba. Se io vi scrivo adesso finestra: finestra, vedete allora, prima sillaba, seconda ecco finestra. Ecco, finestra, ultima sillaba, penultima sillaba. Ecco, quasi tutte le parole, non tutte, ma la maggior parte, hanno l'accento tonico sulla penultima sillaba. Finestra, minestra, maestra. Caneve, no, caneve, questa invece è un'altra... Caneve, vedete, adesso ve la riporto. Ultima, penultima, terzultima. Vedete? Allora, queste parole che hanno questo accento sulla penultima sillaba si chiamano parole piane. Scusate questa digressione grammaticale. Quando una parola ha l'accento tonico sulla terzultima, ultima, penultima, terzultima, si chiamano parole sdrucciole. Ecco, oggi mi sono divertito, mi diverto con queste cose. Per dire quindi l'importanza dell'accento. Io dico sempre anche in italiano. Bisognerebbe a volte aiutarsi con gli accenti tonici. Se scrivo principi, non è principi, e quindi sarebbe opportuno metterci un accentino sulla prima I. Principi. Se voglio invece indicare come principi, principi della, della vita civile, principi, l'accento tonico va sulla seconda. Bene, fatta questa introduzione, quindi su Falopa, sull'accento tonico, sull'importanza dell'accento tonico sia in italiano sia in dialetto e secondo me anche l'importanza ogni tanto di mettere l'accento tonico anche se di solito non c'è, passiamo alla lezione di oggi che è sempre una lezione di, di tipo grammaticale, didattica. Oggi vi presento un testo di questo Benito Cont che è un autore dialettale, che mi pare ha scritto anche delle commedie per le compagnie filodrammatiche e questo Benito Conte ha scritto sull'Adige mi posso un quotidiano ha scritto un testo che mi permette di far notare appunto alcune cose sulle quali io ho sempre da ribadire alcuni concetti. Adesso voi vedete questo testo. A proposito del fumar, anzi del no fumar, cosa la propone l'azienda sanitaria? Bendo concorsi coi i so suoi bei premi. Uno per i giovani, uno per gli adulti. E slogan l è chi non fuma vince. Tanti bei premi per quei che vince. Ecco, vi faccio notare subito alcune cose. Ecco, a me piacerebbe a proposito del fumare, anzi del no fumare, ecco, questo no, eh, bisogna distinguerlo dal no. Allora io ci metterei un accento fonico chiuso questo, su questa O. Poi vado avanti. Ben do concorsi, anche qua non è do voce del verbo dare, ma do nel significato di due. Quindi anche qua io ci metterei un bel accento fonico chiuso. Coi so bei premi, anche qui non è un so, ma è un so con l'accento chiuso. Ecco, uno per i giovani, uno per gli adulti, io direi um per essere proprio dialetto scet, um per i giovani, um per gli adulti. Vado avanti sotto, quei che fuma dal men dodese mesi deve impiantar lì de Gebar per almen quattro stimane de fila. Qui non c'è niente da correggere perché questo almen, è la classica forma trentina, mentre noi qui nel Basso sacro, almeno nel diaco, diciamo dal Mem eh, dal MEM. Ecco, invece sul dodese, per evitare la pronuncia dodese, perché ho detto. Che le parole italiane quasi sempre hanno l'accento sulla penultima, quindi viene spontaneo dire dodese. Invece dodese ha allora un bel accento sulla o, che è un accento tonico, innanzitutto, ma poi un accento chiuso: dodese, non dodese. Quindi dodese i deve impiantare l'ideghe ba, per almen, e qui possiamo lasciarlo perché è la forma appunto trentina, dopo che sarà controlli e test. Se no, non saria gnaca, bel, ecco qui naturalmente c'è un errore di stampa. Comunque se no, no, ecco il primo no è un no, quindi una bella o aperta e quindi non si scrive niente perché in italiano si scrive così e anche in dialetto. No, il secondo bisogna distinguerlo perché il primo è no, il secondo è no, allora ci, met ci mettiamo un accento fonico chiuso. Non saria gnaca. Ecco, non so se questa è proprio una forma che ha usato il Benito Conte o se è un errore di. Ortografia. Io direi che non sarebbe almeno, diciamo, Gnanca bello. Mi me auguro che specialmente la gioventù, ma anche gli altri valori, possano approfittare di questa occasione per impiantarli di fumare e magari vincere qualcosa. Ecco, sta occasion. Ecco, sta, ci sono alcuni eh, scrittori dialettali che ci mettono davanti un apostrofo, sta, per indicare questa. Occasion, noi tendiamo a dire occasion, ma sta bene per il dialetto di Trento. E magari vincer qualcosa, ecco, per evitare di dire vincer, magari un accentino sulla i non starebbe male. Qualcos, beh, questo si può anche lasciare così. Però mi viene in mente che da noi e in Italia, gen certo monopolio tabacchi che, sui pacchetti delle ciche, i che scrive pressapoc così. Il fumare è dannoso alla salute e mighetaco sottovoce, ma il faben ha le valute, cioè i soldi. Ecco questo pressa Poc, vedete? Poc con una C semplice senza H. Qui c'è il solito discorso. Fox dice: scusate, ma ripeto, perché per me Fox è uno dei massimi rappresentanti del dialetto da un punto di vista grammaticale, ortografico, formale. Fox dice che POC per, per Pronunciarlo con la C è necessario metterci la H. Il nostro Floriani l'H non ce la mette. E vado avanti e adesso è salta fora sti bei concorsi. E adesso, ecco adesso, siccome vuol dire adesso ci metterei la doppia S proprio per pronunciare in modo bello duro eh, la doppia S. E adesso è salta fora voi capite bene che qui noi ad arco diciamo fora con l'accento o aperto, quindi andrebbe l'accento fonico aperto, ma se andiamo a riva dicono fora, quindi andrebbe l'accento chiuso. Quindi per non creare problemi fra Archesi e rivani, lasciamo lì com'è. Sti, vedete, invece qui ha messo l'apostrofo perché sta per questi, il que è caduto e quindi l'apostrofo è sti. Partecipate gente, partecipate però per via delle valute dello stato fumate gente fumate che casin ecco e qui naturalmente noi diremmo che casim cioè che confusione Bene mi pare che allora ho fatto questa introduzione, ho mostrato questo testo di Benito Cont, mi scuso con Benito Cont che gli ho fatto un po' le pulci, ma naturalmente alcune cose le scrive così perché eh, chiaramente eh, scrive in dialetto trentino Alcune cose le ho cambiate per adeguarle al dialetto alto-gardesano, in particolar modo archese. Alcune parole ho preferito metterci degli accenti, accenti per lo più fonici, tonici prima di tutto, e poi fonici, aperti e chiusi. Bene, a questo punto andiamo al vocabolarietto finale. Vedete che oggi proprio vado di fretta. Allora. Sentite questa parola? Barbusel, o anche barbustel, ho detto che il dialetto trentino è molto variegato, no? per cui in una valle si dice Barbusel, in un'altra valle Barbustel. Pensate un po', è il pipistrello. Beh, la Belusia, la piene di Belusie, cioè pieno di esteriorità quando uno si vuol, far, vuol farsi vedere, eh? Quindi vuol mostrare solo le proprie esteriorità, si dice le piende belusie, quindi belusia, vedete un bel accento tonico sulla U, belusia, non belusia, belusia. Beh, cancellare, con l'accento sulla A finale, per indicare l'infinito, è il cancellare, Donca, dunque. La marugola, bella questa qua, la marugola, anche qui un bel accento sulla U, è la cavalletta. Poi c'è la piona, con l'accento fonico chiuso, non piona, piona, è la pialla lunga un metro. Quindi pensate un po', quella pialla lunga, eh, lunga un metro, quindi molto lunga, di solito le pialle sono piccole, sono 30-40 centimetri. Ecco, una piona è una pialla lunga un metro. Ecco il provim, è il termometro. Ecco, attenzione però, perché il termometro quello che misura la temperatura esterna dell'aria, si dice proprio termometro in dialetto. È un termine eh, tecnico eh, abbastanza recente, quindi termometro. Però se noi usiamo il termometro, per esempio, per misurare la temperatura del vino, quello si chiama il provim, dal verbo provinare poi. Sennai eh. a provinare il vim. Quindi il provim è il termometro per L'uva per il mosto, la l'attezza, ho portato sulla tesa le, le panoce, il sottotetto, la soffitta, di solito le pannocchie si portano appunto le panoce del Gran Turco del mais, si porta, del zaldo, per usare un termine dialettale molto bello, si portano appunto sul sottotetto, nella soffitta. Triga, indugio, una lungaggine, ecco e qui, pensate un po', qui mi è stata suggerita questa forma da una persona di Bolognano, Bolognano qui d'Arco, no? Se voi volete un piatto di minestra, sapete come dite? Damen piat de Dame in piat de calt, perché si, col dito, si mette il dito nel la minestra e si sente che è caldo. Quindi se voglio la minestra calda devo dire Damen Piat de De Calt. Bene, finita questa puntata, è stata una puntata veloce, sbrigativa, didattica, per non tediare troppo i cari amici di Telegarda appassionati di dialetto. Naturalmente vi aspetto ancora la prossima, ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci. thank you